prima volta che si fece vivo fu con una cartolina da Mazatlan sulla costa messicana del Pacifico. Conteneva una comunicazione di due sole parole: salve, addio, senza indirizzo. In questi tempi il teatro è diventato, cioè è la cosa più costosa del teatro è diventata il sipario, cioè quello che c'è fra noi e il pubblico. Ok? Non è quello, è la struttura, ovviamente il sipario è una metafora, cioè è ciò che serve per scaldare un teatro, per scegliere gli spettacoli, l'apparato è diventato più costoso quello, quindi in questo senso un teatro povero oggi ha la P maiuscola o tutte le lettere della parola maiuscole, te lo dico in senso francescano, ecco, quella povertà lì, non la miseria, la povertà scelta. Beh, il resto della storia io credo che parlerà da sé. La povertà di mezzi fa annunciare il genio, ovviamente, però dopo 20 anni di povertà di mezzi il genio diventa, cioè la fantasia per forza trova, ma alla fine poi diventa anche una scelta di vita, nel senso che quando mi capita di lavorare con uno stabile ovviamente cerco di farmi pagare il mio valore, il mio lavoro, cioè non è che non disdegno questo, però questo capita una volta ogni qualche anno ormai e a me fa bene così. L'importante è riuscire a trasmettere, cioè il vero senso è questo, il vero senso non è neanche il biglietto che paga il pubblico, cioè smettere di parlare solo di soldi, capito? Anche se sono io che ho buttato fuori questo argomento ora, ma lo butto fuori perché rispondo in qualche modo a una domanda che viene dal mondo che ci circonda, ma in realtà più che altro rubiamo 2 ore della vita degli spettatori, cioè loro vengono a donarci queste 2 ore e in quelle 2 ore io devo trasmettere qualcosa di fondamentale, non insegnare nulla, trasmettere più che altro un interrogativo, una domanda, un senso, un divertimento, perché poi non va schiacciato questo elemento, non va sottovalutato l'elemento del divertimento, cioè sembra che il comico sia qualcosa no, solo di leggero, in realtà qua si ride molto in questa storia che è un po' a metà tra dramma e commedia, sì, alla fine non succede niente di terribile. Laura, vuoi fare quello che ti ho detto? Devo vestirmi meglio! Sì, mamma, quanto è male! Burro è qualcosa! Burro e basta, che devo mettere in fondo! Mamma, mi guardano sempre male quando glielo dico! E va là che ne hai viste delle belle, tu che ti impressioni per il signor Graffini, che Laura ti ha tuo fratello che il caffè si raffredda! Gli altri lavori a cui stai lavorando e a cui poi hai lavorato in questi anni. Questo è un momento un po' di recupero. Infatti stai. Mi sembra che tu stia ritornando su alcuni progetti. Sì, cose. Beh, sono grandi testi che hanno. Che sono stati per me molto molto formativi. Ci sono stati incontri che per caso è un po' venuto con Natalino Balasso, però aspettando Godot. Però riprendendo in mano dopo 15 anni un testo così straordinario, mi è venuta la voglia di continuare anche con un altro gradino che è Mandragola di Machiavelli, adesso vediamo insomma dove va, però sono opere su cui ci si può tornare un paio di volte, anche 3 nella vita magari, e è un po' come dire l'Amleto, ci sono registi che hanno fatto, ma io farò Mandragola con Paolo Bonacelli e stiamo lavorando per farlo insieme e lui sarebbe la terza volta che lo fa, per lui sarà la terza volta, ovviamente è di un'altra generazione, no? Quindi ci sta che torni sulle grandi opere più volte nella vita. E questo è un momento in cui mi piace studiare queste cose qui, ovviamente poi parlando, perché anche, perché parlavamo proprio di senso, insomma, sia del viaggio, cioè di questo momento, poi questo momento in cui le persone, tante persone hanno paura, sono terrorizzate di quello che sta succedendo intorno, questo bombardamento subdolo di mediocrità culturale, ma anche di paura, della rovina, della crisi, che poi altro non è che forse che un cambiamento o che un aprire gli occhi sul mondo e dire vabbè forse ci siamo... Eravamo stati sopra le righe. Sì, più che altro avevamo abbastanza creduto a ciò che ci raccontava la TV e magari adesso non è più... cioè adesso possiamo ragionare con la nostra testa e vedere che tutto questo non era vero.
cioè che ci sono dei ragionamenti più interessanti da fare. Infatti il teatro è pieno, ma non qua solo, non da noi, cioè i teatri sono pieni. Ecco, questa è una cosa paradossale e interessante, perché quando andava quando andava bene il teatro andava male, ora che va male il teatro va bene, ma perché? Va bene, te lo sei chiesto? Cioè... Sì, va bene nel senso che va bene nel senso che si riempie di pubblico, è questo il senso principale. I problemi erano quelli di cui parlavo prima, sì, cioè quelli rimangono. No, no, parliamo del rapporto col pubblico. Il fatto che il pubblico affolli la sala per noi è andato di fatto, cioè non, io non ti posso dire che facciamo meno di 4 quinti di platea in media, vuol dire che ogni tanto quando abbiamo 3 quarti di platea cominciamo a dire peccato, che non era pieno, ecco. Ma sono risultati straordinari, cioè avere ogni sera, che ne so, qui 500-600 persone, credo il teatro abbia 735, ma 500-600 persone, che sera dopo sera per 5 sere, cioè 2500, adesso ti faccio dei numeri a naso, ma che escono di casa e vengono a teatro a sentirsi il gioco di vetro di Williams, a vedere questa storia, ascoltarla, sentirla, partecipare, è un miracolo. È un miracolo che viene dall'intelligenza delle persone stesse, del pubblico. Perché? Perché va in controtendenza? Perché quando ci si illude a casa che la televisione ci dica la verità o che sia rappresentativa della realtà in qualche maniera, allora noi ci accomodiamo in poltrona, chi se lo fa fare riuscire. Nel momento in cui ti senti perso hai bisogno degli altri. È strano che, come dire, perché pensare che sia la TV, che tipicamente viene considerato un medium più reale, più vicino alla verità, e invece il teatro è invece il teatro più vicino alla finzione. E invece credo che poche persone come gli attori possano dire la verità sul palcoscenico perché dichiarano la propria finzione, mentre in televisione assistiamo esattamente al contrario, cioè è una, assolutamente una rappresentazione falsata della realtà continua. Ma non ti parlo di politica e basta, dove peraltro voglio dire sono un bel esempio di persone che mentono sapendo di mentire ma non lo dicono, noi lo diciamo. La gente paga un biglietto, sa perfettamente che io non sono Tom e non sono Jim, faccio finta di tutto, loro fanno finta di niente. E tu dove dai? Se non si può fumare? Ecco, tu fumi troppo, un pacchetto al giorno, $1 al pacchetto, quanto fai al mese? $1 moltiplicato 30, fa un po' i tuoi conti, Tom, e stupisci di quanti soldi potresti mettere da parte, tanti! Da pagarti l'intero corso di ragioniere alla scuola serale, pensa Tom, che cosa magnifica sarebbe per te. Guarda mamma, preferisco fumare. Lo so, questa è la tragedia. Qual è il momento di questo spettacolo che in tutte queste repliche hai amato di più? Cioè c'è un momento che tu dici, cazzo, sto testo. Ma no. Sarebbe bello in tanti punti, è bello, non te lo so dire un punto preciso, varia un po' sera dopo sera, però in realtà quando fai questo lavoro qua in realtà non vedi l'ora che finisca, per cui cioè, nel senso che no, so che sembra brutto, però cominci e vuoi arrivare in fondo, vuoi arrivare a cambiarti, vuoi portare la nave in porto. Esatto, esattamente. E cercare di portare la nave in porto, quindi quando vuoi scendere dalla nave, quando l'hai attraccata, e andare a mangiare. E questo che, però non lo dico nel senso dispregiativo, non è che penso alla pizza, come si diceva gli attori che recitano pensando alla pizza. Un po' è una verità questa cosa, nel senso che tu fai lo spettacolo, sei contento, ma ti lasci andare, quindi non c'è tutta questa lucidità. Anzi, quando c'è mi dà un po' fastidio. Se io sto pensando che è bello, vuol dire che sto pensando a me. Se invece vivo quella realtà momentanea, per finta, sto pensando a loro, agli spettatori, non a me. Se no mi compiaccio, no? Se io penso che è bella questa cosa, che bello questo. Ecco, gli applausi, quando senti veramente la gioia del pubblico, allora lì dici che bello. Ecco. Però è finito, ormai toccando, mangiando.